ancora qui girellando fra le varie macchine, siamo arrivati al team Audi e troviamo una vecchia conoscenza. Pirro, ma dici, mentre corrono sentiamo i motori che vanno, ma tu oggi sei qui come, così, come turista? Sì, come turista. Abito non lontano da Vallelunga, la Superstar è un campionato che io, data l'amicizia di lunga data con Maurizio Flamini, Vincenzo Lamaro, insomma tutta la Flamini Gruppo, ho visto nascere e ho seguito con passione, però non ci ho mai corso per, così, per motivi diversi. Vallelunga splendida, con un traffico in entrata, gente dappertutto, un entusiasmo pazzesco. Fa veramente piacere, era tanto che non si vedeva, a parte ecco Superbike e Superstar, che non si vedeva così tanta gente a Vallelunga. Fa piacere perché qualche volta mi chiedo veramente se il motorsport abbia perso una buona parte degli appassionati. Forse bisognerebbe dirlo, una Formula 1 un po' asettica, che se ne sta andando tra l'altro lontana. Alla fine, insomma, la Formula 1 ha ovviamente il suo seguito enorme, specialmente in televisione, perché oramai con il costo dei biglietti anche agli autodromi in Europa la gente fa fatica ad andare. Però il motorsport non è solo Formula 1 e i veri appassionati lo sanno, c'è tantissimo oltre la Formula 1, sport prototipi, turismo, rally, formule minori che sono bellissime in nazioni dove c'è questa cultura dell'automobilismo come l'Inghilterra, per esempio gli autodromi sono pieni di gente anche per le gare di Formula Ford, insomma le gare cosiddette minori, dove poi si vedono i campioni del futuro. Qua da noi in Italia siamo tanto fissati con la Formula 1, molto ovviamente con la Ferrari, e questo toglie tante risorse alle altre gare che sono belle. Abbiamo visto per anni le difficoltà della Minardi, per esempio. Esatto, quando si trova qualcuno che sa fare il proprio mestiere bene come Flamini, per fortuna riesce ancora a ritrovare quelli che sono gli appassionati girando qua nel paddock. È veramente un piacere, la gente ti conosce, c'è vita, c'è passione, c'è entusiasmo. Quindi molto più divertente, no? Anche come guidare, come guida probabilmente, le sportellate per la gente, sì, forse per i piloti non sono molto divertenti. No, le gare turismo sono belle per tutti, e poi la presenza di piloti come Liuzzi, Fisichella, Morbidelli, insomma non è un caso. Io stesso ci correrei molto molto volentieri. Appunto, questo ci porta ai tuoi progetti a questo punto. No, quali possono essere? Sono legato a doppio filo con l'Audi dopo il mio, chiamiamolo, ritiro ufficiale 3 anni fa. Lavoro per loro come uomo immagine. Però il volante ancora ci penso tanto, e ogni tanto quando bella 24 ore di Le Mans. Sì, insomma, non mi considero un pensionato a tutti gli effetti. Ci mancherebbe, insomma, ancora ragazzino. Poi ancora ce l'ho, perciò. Ok, perfetto, ti lasciamo ritornare, ti salutiamo molto. Buon lavoro, ciao.